Ciao amici di Insella, abbiamo appena terminato la prova della Royal Enfield Meteor 350, una cruiser semplice, compatta, dallo stile classico forte del suo serbatoio da 15 litri a goccia, una sella sdoppiata, ruota da 19 pollici e ammortizzatori posteriori regolabili su 6 posizioni. Il resto della ciclistica vede poi un telaio in tubi d'acciaio, una forcella con strie tradizionali da 41 mm non regolabili e una coppia di dischi freno con quello anteriore da 300 mm e quello posteriore da 270 mm. La moto è tutta nuova, ma il pezzo forte è il motore, monocilindrico, di nuova concezione, moderno, raffreddato ad aria e olio, lo si nota anche dalla fitta allettatura, spinto con iniezione elettronica, capace di 20 cavalli. Non sono molti, però la coppia è distribuita tutta verso il basso, proprio quello che serve per muoversi piacevolmente per le strade e godersi la strada senza troppi stress. Più compatto nelle dimensioni rispetto al vecchio monocilindrico ad aste e bilancieri che veniva montato sulle Bullet, questo nuovo andrà di certo ad equipaggiare poi le future Classic. La qualità costruttiva non è niente male, anche le finiture sono piuttosto curate e la dotazione tecnica di base comprende anche la presa USB che è nascosta qui sotto la leva della frizione e il nuovo navigatore Royal Enfield Tripod che indica curva per curva il percorso che è stato impostato. Dinamicamente la moto è veramente facile, pensata veramente per chi torna dopo tanti anni nel mondo delle due ruote o per chi ci entra per la prima volta, pensata per chi ha la patente A2, la sella bassa, baricentro molto basso, la moto è veramente facile, scende in curva in modo molto omogeneo e intuitiva, solo nei cambi di direzione si sente la ruota anteriore da 19, quindi che rallenta un pelo la dinamica della moto, ma per il resto la moto è veramente godibilissima. Il cambio piace perché è morbido, preciso negli innesti e anche ben spaziato. Convince anche la frenata, non è potentissima, così da non spaventare i neofiti, però c'è abbastanza potenza e gestibilità per convincere anche i più esperti. Tre le versioni disponibili, con tre prezzi differenti. C'è la Fireball, che è quella più essenziale, che la si riconosce per il serbatoio rosso e giallo, parte da 4.090 euro. C'è la versione Stellar, che la si riconosce dal manubrio e dalle cromature sullo scarico anche e anche dal poggiaschiena, che costa 4.190 euro. E poi la Supernova, che è questa qui con me, con serbatoio doppia finitura, cromature e sella marrone con cuciture bianche, che costa 4.290 euro. Se la moto vi è piaciuta o vi interessa o avete delle domande da fare, fatelo qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci sui nostri canali social e il nostro sito www.insella.it. Ciao, a presto!